Giuntoli si trova in una situazione di mercato abbastanza particolare, in cui sfumato un obiettivo chiaro ed evidente per la difesa, ecco che quindi si sogna ricorrere ai ripari. Attenzione però, perché la notizia che sta circolando in queste ore è parecchio interessante in riferimento a quello che è l'interesse della Juve verso un calciatore che ha un prezzo che potrebbe sembrare proibitivo, ma si tratta di un calciatore che in patria paragonano al nuovo De Ligt, comunque qualcosa che gli si avvicina molto. Per quale motivo? Beh, scopriamolo oggi qui su FCM New Sport. Io qui vi ricordo che sarete sempre aggiornati in maniera costante, in maniera gratuita. Quindi se vi va, iscrivetevi e lasciate like ai contenuti. Andiamo diretti alla notizia, perché secondo varie fonti di mercato la Juventus sta sondando il terreno per vari difensori per cercare di colmare una lacuna, quella che si ha in difesa. E occhio, perché uno degli obiettivi, o meglio, più che un obiettivo in questo momento, è un'idea. Un'idea che si può trasformare in obiettivo, ma attenzione, perché sembrerebbe a livello di caratteristiche e di qualità, ma anche d'età, il preferito in assoluto di Giuntoli. Non tanto di Thiago Motta, quanto di Giuntoli. Perché Giuntoli stravede per Ato, Jorel Ato, difensore classe 2006 dell'Ajax. E sì, stiamo parlando di un ragazzo di appena 18 anni, ma Giuntoli stravede per questo ragazzo e sarebbe nella sua ottica, dal suo punto di vista, il miglior rinforzo possibile a Juventus. Difficile arrivare? Sicuramente sì. Perché? Perché parliamo del nuovo grande talento dell'Ajax, forse una delle poche buone notizie dell'ultimo periodo in casa Ajax, che non è girato tutto bellissimo negli ultimi periodi, però l'Ajax in questo ragazzo ha trovato davvero il nuovo grande talento olandese. Nell'Ajax è la cosa più interessante che c'è in questo momento nel club appunto olandese, ed è all'Ajax dal 2018. L'Ajax vede lui un grande potenziale e un grande futuro, e di fatto già a gennaio era stato vicino a chi? All'Arsenal di Arteta, quando ancora questo ragazzo non aveva neanche 18 anni, era ancora minorenne, ma era già stato cercato dall'Arsenal, era già stato contattato da Arteta, che aveva visto in lui delle qualità da difensore moderno, difensore super moderno, perfetto per il tipo di gioco di Arteta. Operazione che poi si è bloccata. Non a caso poi l'Arsenal ha trovato l'accordo per un altro difensore molto promettente e anche lui molto moderno, come Riccardo Calafiori. Quindi di fatto per Jorel Ato è difficile, ormai è diventato impossibile l'approdo all'Arsenal. Difensore indispensabile per l'Ajax, tecnicamente straordinario. Quando tu lo vedi palla al piede non ti rendi conto che è un difensore centrale, perché ha una tecnica importante che infatti lo rende un giocatore sfruttabile nel calcio moderno che oggi vediamo, con difensori che sono bravi a impostare, che sono bravi anche ad avanzare in fase offensiva e ad essere pericolosi tanto quanto le mezzali, per intenderci. Ha un'intelligenza calcistica strabiliante, se pensiamo che è con classe 2006, se pensiamo che è un ragazzino di 18 anni, che ha compiuto 18 anni veramente da poco. Ha veramente un'intelligenza tattica e calcistica superiore alla media rispetto, ripeto, a quella che è la sua età. È un difensore centrale moderno, che in passato ha fatto anche il terzino, e anche in questo potremmo dire che ha qualcosa di simile al buon Calafiori, cioè un giocatore che comincia la sua carriera da terzino e che poi si applica come centrale. Sa impostare molto bene dal basso, non ha paura a prendersi la responsabilità di impostare lui stesso l'azione, ed è ha una precisione nei passaggi strabiliante. La scorsa stagione l'Ajax ha chiuso con 94% di precisione passaggi. Questo per farvi capire la qualità di questo ragazzo, ed è un dato impressionante se pensiamo che A, un difensore, B, un difensore di appena 18 anni. È forte fisicamente, ma non è il classico difensore forte fisicamente che cerca l'anticipo, cerca di anticipare l'avversario, cerca di anticipare un po' alla Bremer, potremmo dire. È il difensore che invece ti aspetta, magari è uno di quelli che studia molto l'avversario e quindi aspetta il movimento dell'avversario per poi bloccarlo là dietro, ma difficilmente prova l'anticipo. È un giocatore quindi molto bravo ed è molto intelligente tatticamente. Deve migliorare un aspetto, decisamente, deve assolutamente migliorare un aspetto del suo modo di giocare, che è sicuramente il colpo di testa. Nel colpo di testa e quindi nel gioco aereo non è ancora decisivo quanto lo può essere in altri aspetti. Lui stesso lo ha confermato, è un aspetto su cui deve migliorare, un aspetto che devo calibrare, ma signori, parliamo di un ragazzo di 18 anni, per cui ha
tutto il tempo per poter migliorare su vari aspetti, tra cui quello del colpo di testa. Ripeto, colpo di testa che secondo me è un aspetto che deve essenzialmente migliorare, su cui deve lavorare nel tempo. In patria lo paragonano a De Ligt, perché? Perché è olandese, perché gioca nell'Ajax, ma soprattutto perché è una personalità incredibile. Ha soltanto 18 anni e ormai è un leader assoluto dell'Ajax. Ed è per questo che in passato, o meglio, che in quest'anno lo hanno tutti paragonato a De Ligt, che ai tempi dell'Ajax a 18 anni era già il capitano, il leader, che poi portò nelle casse dell'Ajax la bellezza di 80 milioni pagati proprio dalla Juventus. In passato ha fatto anche il terzino sinistro, questo ci fa capire anche l'intelligenza tattica. Ed è per questo che Giuntoli lo apprezza, perché lo vede in linea con quello che è il nuovo calcio di Thiago Motta, che prevede giocatori in grado di cambiare ruolo, che prevede giocatori in grado di cambiare l'interpretazione del proprio ruolo all'interno della stessa partita, che all'interno della stessa partita puoi fare il centrale, puoi fare il terzino, a volte puoi fare anche il mediano. Per cui questo è un calciatore che può fare questo tipo di cose. Questo calciatore però che, occhio, sì, tutto bello, ma una valutazione importante. L'Ajax lo valuta almeno 30 milioni di euro, e 30 milioni di euro per un ragazzo di 18 anni devi anche fare in conti con un po' quella che è la realtà. Cioè, un conto è giocare con personalità, sì, ma devi giocare nel campionato olandese con l'Ajax, un conto è giocare nella Juventus. La Juventus ha visto un po', diciamo, qualcosa di simile con De Ligt. De Ligt all'Ajax sembrava qualcosa di fuori dal comune, alla Juventus... Io continuo a dire che De Ligt è un signor difensore, ma abbiamo visto dei limiti che invece all'Ajax si erano visti meno, qualche incertezza di troppo, il primo anno sfortunato sì, ma qualsiasi pallone andava a finire sul braccio del buon difensore olandese. Di fatto è un De Ligt che secondo me è cresciuto tantissimo, ha fatto tantissima esperienza, però Jori Ato secondo me sarebbe la spalla perfetta, vi dico la verità, per Gleison Bremer. Gleison Bremer è un difensore che sta crescendo tanto, che ha anche rinnovato, per cui ha anche, come dire, sta prendendo la forma di un leader per questa difesa, e lo vedrei perfettamente al fianco di Bremer e di Danilo, che farebbe il terzino destro. Per cui sarebbe un buon colpo, però costoso, per cui non so fino a che punto si vuole spingere, perché la valutazione è di 30, ma poi l'Ajax potrebbe anche chiedere di più, potrebbe sparare 40-45, visto che è così giovane e così promettente, ed è in un periodo in cui non ci sono tanti difensori forti. Per cui vedremo, però è un giocatore che piace tantissimo a Giuntoli, vedremo se sarà una trattativa che si potrà sviluppare in determinati modi nelle prossime ore, nei prossimi giorni, o magari, perché no, nelle prossime settimane.